Andrea Di Benedetto è il presidente di un consorzio della Puglia. E di cosa si occupa? E il nostro consorzio, che ha la sede legale ad Altamura, si occupa della coltivazione del grano negli ambienti aridi pugliesi, in particolare nella zona tra Altamura, Matera, Minervino e Spinazzola. In pratica le zone invocate per la produzione delle semole e del grano per fare il pane DOP di Altamura. Noi facciamo all'interno della nostra compagine sociale, abbiamo anche i trasformatori del grano, abbiamo anche il molino, il pastificio, abbiamo anche in pratica il panificio e abbiamo anche il pasticcere, che tra l'altro si è in pratica inventato una tecnica di lavorazione delle nostre semole per rielaborare un po' tutta la pasticceria tipica italiana. Infatti noi ci occupiamo anche delle produzioni di croissant, abbiamo anche il pan di Spagna, facciamo anche il babà, un tipico dolce napoletano che di solito viene fatto con le farine di grano tenero, in particolare farine che vengono importate. Invece noi siamo riusciti, grazie al maestro pasticcere Vincenzo Benvenuto, siamo riusciti a reinterpretare la ricetta originale e a farla col grano duro prodotto nelle zone di Altamura. E adesso chiediamo allora a Vincenzo di raccontarci un pochettino questa particolarità di questa farina. La particolarità innanzitutto è che è una farina a chilometro zero coltivata nelle nostre terre e zero micotossine, zero metalli pesanti. E noi abbiamo abbracciato con consorzio, abbiamo messo al primo posto la salute. Dunque abbiamo messo da parte il tenero, ma usando questa farina qua si è visto che c'è una digeribilità migliore del prodotto. Abbiamo rivisitato tutte le ricette, abbassando il sale, lo zucchero, lavorando solo a lievitazione madre, doppia fermentazione. Abbiamo abolito, eliminato del tutto i grassi idrogenati, ma usando solo olio extravergine d'oliva. Dunque non è solo la semola, ma le ricette sono state tutte rivisitate, tutto in chiave salutistica. Quindi diciamo, mangiando bene si sta bene automaticamente. E con sta semola qui otteniamo i risultati anche migliori del tenero, perché ci dà una shelf life più lunga, dunque il prodotto mantiene più umido, è più elastico. Abbiamo ottenuto un risultato migliore del precedente che avevamo prima. Questa farina quindi permette ai pasticceri, anche ai grandi pasticceri, di migliorare quello che stanno facendo. Migliorare la qualità, la digeribilità del prodotto. E un consiglio ai tuoi colleghi pasticceri? Un consiglio è di provare anche loro, di provare a lavorare questa materia prima, che è una materia prima fantastica. E adesso chiediamo di nuovo al Presidente, come mai siete venuti a Identità Golosa? Siamo venuti proprio per presentare in anteprima mondiale questa innovazione, diciamo, tecnologica e salutistica, perché non è da poco presentare un semilavorato, una farina, un grano a zero DON, anche perché ultimamente sulla stampa c'è stato tutto il problema dei baby food. Sappiamo purtroppo che molto spesso i prodotti che sono in commercio hanno questi problemi. Le nostre farine, quindi, oltre a garantire, proprio perché prodotte in ambiente secco, a garantire un basso contenuto di deossine valenolo, ma anche di ocratossina A, è tracciata anche per quanto attiene i metalli pesanti. E inoltre, essendo le semole a granulometria maggiore rispetto alle farine di doppio zero, garantiscono anche un basso indice glicemico per quanto attiene, diciamo, i picchi glicemici postprandiali, a tutto vantaggio del consumatore, che ultimamente purtroppo si sta vedendo che inizia ad avere problemi di sovrappeso, problemi di sindrome metaboliche che stanno affliggendo i consumatori e tra l'altro stanno facendo esplodere la spesa sanitaria nazionale.